Salve. Oggi ho voglia di muovere un po' le mani, no? Di fare qualche cosa che non sia il solito disegno, la solita pittura su qualche cosa. Era qualche cosa che ha un po' il sapore degli anni 70. Io ho preparato, come dicevo, questo supporto che in pratica è nient'altro che una cornice e da una parte è stato incollato o inchiodato, secondo come vi può tornare più comodo, un foglio di, in questo caso, è truciolato. Però se avete la possibilità di metterci del compensato, anche sottile, di pioppo, di bassa qualità, diciamo così, è meglio, si inchioda meglio. Il truciolato è un po' troppo compresso, per cui il chiodo non regge proprio al meglio. Bene, comunque, non cambia le cose in tavola. Io ho fatto al solito una cosa semplice che si possa fare in poco tempo. Bene, io ho preparato, come si vede, con delle semplici listelle di abete, dei due triangoli molto semplici, incollati e inchiodati con un chiodino in maniera molto molto veloce. Come vedete è legno proprio di pino, è roba di recupero. Poi mi serve un solito pennello. Io mi sono procurato dei chiodini senza testa, quelli che si usano per cornice, non so se si riesce a vedere. Comunque sono chiodini che usate, si trovano comunemente o vengono usati appunto per cornici, cose varie. Sono abbastanza comodi, uno può dire, ma se non c'hanno la testa a cosa servono? Se non l'avete mai usati vi faccio vedere. Colla virilica, martello, un paio di tenagliette per eventualmente levare un chiodo che si è infilato male, e vediamo. E questo avrà un po' il sapore, diciamo così, delle vecchie cose stile anni 70 e qualche cosa che riguarda un po' alla lontana, con il dovuto rispetto naturalmente, qualcosa che richiama un po' la mente Bonalumi, no? Agostino Bonalumi, o se no Castellani, Enrico Castellani, insomma questi personaggi che hanno dato qualche cosa, insomma, nella storia dell'arte. Naturalmente è un'arte che oggi qualcuno definisce forse impropriamente arte, però hanno fatto veramente uno spartiacque, no? Tra un certo tipo di arte, quella informale che ai tempi andava un po' per la maggiore. Questi qui, tanto per fare un esempio, erano amici, ecco, diciamo così, di Piero Manzoni, di Enrico Bai, insomma, questi personaggi di Fontana. E quindi con Fontana erano cofondatori di un certo movimento, di una certa logica artistica. Bene, comunque lasciamo perdere questo, ne parleremo eventualmente strada facendo. Ora vediamo dove posizionare questi due triangoli. Detto, sarà una cosa abbastanza semplice e quindi diciamo così possono anche andare bene. Questi, ve l'ho detto già, sono stati fatti con delle semplicissime assi di legno in maniera molto veloce, per cui la precisione non ci interessa più di tanto, come sempre, d'altronde. Questo è uno, lo segniamo, se no poi ce ne ascoltiamo qual è, e quest'altro lo stesso. E qui tracciamo rapidamente un segno in cui poi fisseremo queste nostre composizioni. Allora, questo e questo. Colla. Ecco qua, colla. Non ve l'ho detto, ma oltre questo po' di materiale, di colla, martello, chiodi, eccetera, occorrerà anche della tela. E qui con la tela potete usare un po' quello che volete. Io in questo caso userò della tela, diciamo così, mediamente elasticizzata, diciamo. Ma può andare bene qualsiasi cosa, anche qui le scuole di pensiero, di costruzione, di realizzazione sono infinite, ognuno poi troverà la propria dimensione, diciamo così. C'è chi preferisce una tela molto spessa, proprio di 400, 500, 600 grammi
metro quadro, quindi un bel tessuto bello spesso, o chi al contrario abbastanza leggero. Non c'è una regola fissa, per cui tutto dipenderà poi da quello che eventualmente vorrete fare. Ora, siccome adesso non abbiamo voglia né tempo di aspettare che questa asciughi, cosa facciamo? Con questi chiodini li posizioniamo sul nostro perimetro. Se li mettete dritti è meglio, vi faciliterà il compito. Allora, vi ho detto che questo è truciolato, non serve se si riesce a inchiodare bene, perché è un po' troppo denso come materiale. Quindi chiudino qui, non vi preoccupate se per sbaglio uscite dal foglio di base, poi eventualmente si spezza, si taglia, si mola, quello che volete. A questo punto che ne abbiamo posizionato, ecco, facciamo una cosa abbastanza semplice, ecco, se ci riusciamo. Questo l'abbiamo messo un po' troppo esterno, lo leviamo e lo rimettiamo qui. Già che ci siamo, mettiamo un po' di colla anche sotto, così. Allora, questo va così, quindi la colla qui. Ora molti pensano che l'arte sia soltanto una, quella figurativa, no? L'arte è quella che si capisce quello che è, chiunque la può interpretare e definire se è bello o se è brutto, e quindi quella lì in genere viene definita arte, o perlomeno l'arte, quella con la A maiuscola, e il resto sono tutte trovate più o meno delle butade, delle cose un po' fatte da gente che non sa bene cosa fare, cosa non fare. Così rimarrà fermo anche se dovessimo poi smuovere il tutto, se no con la colla appena messa, a meno che non usate della colla proprio rapida, che al momento non ho, e quindi tra l'altro costa anche relativamente cara, siccome noi tanta fretta non ce l'abbiamo, cioè abbiamo fretta però non così tanta da dover comprare colla rapida. Quella colla rapida poi o la usate in tempi rapidi, se no rischia di seccarvi dentro il barattolo, perché insomma, ha dei tempi di stoccaggio abbastanza brevi. Ecco, questo qui. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima.
messa a rovescio. Vale, mettiamo un altro piccoletto qua. Questo era messo così e quindi lo posizioniamo. Così può rimanere anche a questo lato entrato di andare bene. Okay. Beh, ora se avete tempo per aspettare, ne riparlate domani, così avete modo di fare le vostre cose. Se invece avete fretta, come capita spesso, l'unica cosa è continuare. A questo punto che abbiamo incollato e inchiodato i nostri due triangoli, ci procuriamo un po' di tessuto. Ne basta veramente poco, questo è mediamente elasticizzato, ma può andare bene anche un tessuto molto più robusto, quindi è una vostra scelta. Naturalmente con un tessuto, diciamo, elasticizzato leggero si lavora meno. Lo andiamo a fissare, casomai lo fissiamo dietro, così poi saremo liberi di... Ecco. Liberi di, voglio dire, di contornare con meglio ci piace. Qui è uscito un chiodino. Ora lo andiamo a tesare, questo tessuto, in maniera abbastanza consistente. Non esageriamo, se no strappiamo i punti. Però comunque una buona tensione gli va data, questo tessuto. Naturalmente adesso mettiamo dei punti, può essere che poi li dobbiamo anche togliere, per cui adesso se non entrano perfettamente fino in fondo è anche meglio, in modo che possiamo eventualmente togliere senza troppi danni, diciamo. Non ci siano imperfezioni troppo evidenti. Ok.
ovviamente va ancora tesato in maniera congrua. Ora tagliamo questo pezzo di in eccesso che ci dà soltanto fastidio. Vediamo le corde dove l'ho messa. Ce l'ho di qua. Finire questa cosa. Allora, avevamo preparato questi triangolini, no? Vi ricordate? Ora, questo che non mi ricordo dove va, vediamo un po' di trovarlo, facilissimo naturalmente, questo non è, è questo. Ecco, uno è questo. Ecco qui. E questo qui. Perfetto. Ora non ci resta che affondarlo. Arrivare fino in fondo. Il tessuto ceda un po', in modo che proprio vedete che il tessuto non ce la fa cedere, naturalmente allentate un pochino qualche punto e riuscirete poi a realizzare il tutto, no? Allora, non voglio acciaccare il bordo, sennò poi una volta che il lavoro è finito si vedrebbe una piccola malfattura che non è proprio bellissima. Adesso passiamo a quest'altro. Allora, stesso discorso, chiudini, vediamo qualche altro. Martello e piano piano andiamo a schiacciare il nostro triangolino di legno e nello stesso tempo io in genere faccio così, nel senso che lo tiro al massimo, perché se lo lascio lasco qui poi mi rimane un po' troppo morbido, invece così sono sicuro che più di così è impossibile tesarlo. Appena una rottura da qualche parte del tessuto o di questo triangolino di legno, che comunque non è mai un legno troppo grosso, eccetera. Ognuno si regolerà come vuole, se ha paura di rompere qualcosa, che ormai allenta un po' il tessuto. E queste erano tutte esperienze
che venivano fatte negli anni 70, con queste tele estroflesse, introflesse. Poi hanno avuto moltissimi seguaci più o meno famosi, probabilmente quello più famoso è Castellani, che fra l'altro questo Castellani ha avuto anche qualche seccatura, diciamo così, dalla giustizia, in maniera però incolpevole. Lui aveva uno studio, lui faceva i suoi lavori naturalmente, poi per vari motivi lo lasciò e chissà come, chissà perché, in questo studio furono trovati volantini, armi, insomma un materiale non proprio, diciamo così, consono a uno studio di artista. E lui nel frattempo, questo Castellani, era docente universitario all'Accademia e siccome le tracce portavano a elementi delle Brigate Rosse che avevano fatto un attentato alla pista della Pirelli, che è della mia età, grosso modo si ricorderà quegli anni bui in cui insomma ogni giorno era un attentato, ogni giorno era un gambizzato, eccetera. E questo Castellani si trovò appunto immischiato suo malgrado in questa vicenda e dovette scappare per essere incriminato di terrorismo, se ne andò in Svizzera. E poi insomma comunque la faccenda si chiarì e lui non ne ha avuto poi nessuna conseguenza pratica. Poi una piccola curiosità per chi vuole andare a fondo ad alcune cose. Ecco, mettiamo un altro piedino qui e ci si dovrebbe essere. Ecco qui. Ora naturalmente non è finito il lavoro. Bisogna rifinire tutte le punte che sono state messe prima in maniera più solida e quindi piano piano, pezzo alla volta, si va. Naturalmente ora le punti messi vanno ribattuti se non entrano perfettamente. E questo è il nostro quadro di oggi praticamente, questi due triangoloni con questa tela estroflessa. Ora potrebbe essere, diciamo così, non finito perché questi chiodi, queste cose lì sono delle brutture che non si possono vedere, quindi ci dovrebbe essere una fase ulteriore ed è quella della verniciatura. Ora, anche con la verniciatura, qui naturalmente ci vorrà qualche chiodino in più che adesso devo andare a cercare perché ho finito quasi le punte, non so dove l'ho infilato. Comunque, vabbè, e quindi questo è il di dietro, giusto, tanto per dare un'idea di quello che è stato fatto. Vedete, punte un po' messe a caso, poi andranno tirate, ritagliato il tutto. Vabbè, a parte questo, dicevo, tesato, simpatico, e non è pesante, ora pesa quanto una tela normale, quindi non è che ci vuole un chiodo esagerato per tenerlo su, è un quadro normale. Dicevo, a parte questo, una cosa abbastanza semplice che si può fare è verniciarlo, quindi scegliere una vernice, può essere bianco, che può essere azzurro, rosso. Vi sconsiglio in questo caso di usare tanti colori, perché quello che è il bello di questo tipo di rappresentazione, ora ve lo metto dove non c'è troppe luci,
Ecco, come vedete, adesso non ci sono praticamente nessun tipo di luce, né radente, né una luce diciamo diffusa e quindi non ci sono. Però se invece ci fate cadere una luce in qualche maniera, tutti questi rilievi faranno delle ombre e cambieranno naturalmente ad ogni posizione di luce, di situazione appunto di ombra, crepuscolo, mattina, sera, e sarà come una composizione in movimento, no? In crescendo, e darà sempre una possibilità di valutare di novità continua, come se fosse un'opera, diciamo così, vivente, no? In divenire. Beh, io adesso la finisco, darò un bianco, faccio bianca, un bel bianco latte. Però siccome ho usato dei chiodini di ferro, è una cosa che insomma vi voglio far notare, ora ve la metto qui. Ecco, come dicevo, ho usato dei chiodini di ferro, per cui se ci andate sopra con un acrilico, probabilmente questi chiodini faranno la ruggine e quindi vi troverete con delle macchie non proprio belle a vedersi. Casomai non subito, però a breve vi tirerà fuori la puntina di ruggine. Allora, dateci prima di cominciare il tutto un po' di antiruggine sopra, un po' di smalto, insomma, proteggete le teste di questi chiodi in modo che vi troviate poi ad avere una superficie bella, pulita, chiara, se no vi trovate appunto con queste testine giallognole, marroncine di ruggine che non sono proprio il massimo da vedere. Bene. Naturalmente questo è un tipo di lavoro che si presta a tantissime, tantissime varianti, per cui questo è uno fatto veramente in pochissimo tempo. Avete visto, ho preparato questi due triangoli con questi altri due, diciamo così, da tampone per creare appunto questo spessore, no? Questa composizione molto molto semplice ed elementare. Dato un po' di spray acrilico proprio sulle teste dei chiodi in modo che faccia da protettivo. Come vedete, questi pieni, questi vuoti fanno dei begli effetti con la luce, sono abbastanza suggestivi. Pensate, questo qui, una volta verniciato, appeso a un muro con queste curve che prendono e lasciano ombre, riflettono, sono veramente simpatici. Ora qualche minuto ancora per far asciugare bene l'acrilico e poi vado con fondo bianco. Sempre parlando di Castellani, che mi sembra, adesso non vorrei dire una baggianata, mi sembra che sia ancora vivo, insomma, mi sembra abbastanza anzianotto, anche lui, se non mi sbaglio, degli anni 30, del 1930, però potrei sbagliare, ragazzi. Per cui prendetela con riserva. Dicevo, Castellani, che è stato uno degli artefici di questo tipo di arte, qualcuno non la chiamerà arte, la chiamerà in un'altra maniera, schifezza, tempo perso, insomma, ognuno gli darà la propria valutazione. Comunque, a parte questo, è uno degli autori del Novecento, tra l'altro più ricercati, sul mercato. Quindi, quotazioni che sfiorano e sforano il milione di euro, quindi non questo naturalmente, le sue opere, quelle principali, quelle che hanno fatto casomai epoca. Dicevo che lui spesso usava bianco, il blu, il rosso, come, cioè sempre in tinta monocroma, monocroma,
E a volte usava anche il color metallizzato, alluminio, perché diceva che gli dava questa lucentezza particolare, con i riflessi gli dava che di metallico, di nuovo, no? di stupefacente. E quindi ecco, sempre per dire che le possibilità di completare un lavoro, di renderlo personale e diverso, sono tantissime. Io con queste cose mi diverto moltissimo, perché lasciano piena libertà di espressione, non devi dimostrare niente, non devi seguire nessuna regola se non quella di non sfasciare tutto, e quindi ti lasciano proprio la sensazione del gioco, della libertà assoluta, no? E quindi, come dicevo, la cosa più bella è mettersi lì e lasciare andare la fantasia. Quindi qui adesso non resta che aspettare che asciughi in maniera definitiva questa prima mano. Vi consiglio di stare attenti quando date la prima mano, e anche la seconda naturalmente, a non lasciare delle pennellate visibili, perché poi si noterebbero tutto questo biancore in questo gioco di luci e ombre. Una pennellata messa un po' alla garibaldina darebbe un po' fastidio. Quindi questa è l'unica avvertenza che vi posso dare come ulteriore messaggio di realizzazione di questa cosa. Se qualcuno avesse intenzione di acquistare questi lavori fatti durante i tutorial, me lo fa sapere e ci troviamo sicuramente d'accordo. Non tutti sono disponibili, perché qualcuno è andato via, diciamo così, e quindi se vi interessa. Bene, detto questo, non ho altro da aggiungere e vi saluto veramente, e alla prossima da Luciano. Ciao!